L'ARTI, l'Agenzia Regionale per il Lavoro, ha visto la luce pochi giorni fa ed è operativa a pieno regime. Dopo l'approvazione della legge toscana, che ha recepito la riforma nazionale, i 413 dipendenti che lavoravano ai centri per l'impiego sono passati al nuovo ente, con quasi 100 contratti a tempo determinato che saranno stabilizzati. ARTI lavorerà sulle dipendenze della regione in 53 sedi periferiche sparse su tutto il territorio. L'agenzia è stata presentata a Palazzo Strozzi Sacrati dagli assessori regionali Grieco e Bugli. È un gran lavoro degli uffici perché appunto abbiamo avuto poco tempo, ma ce l'abbiamo fatta a rispettare la tempistica che era prevista in legge di bilancio, per cui oggi nella famiglia di Regione Toscana c'è una nuova nata che si chiama ARTI, è la nostra Agenzia Regionale per il Lavoro, l'acronimo vuol dire appunto Agenzia Regione Toscana per l'Impiego, e è l'agenzia che in pratica ingloba tutti i centri per l'impiego, quindi tutte l'operatività dei dipendenti, e naturalmente anche i beni sono stati trasferiti dalle province appunto alla regione attraverso questo ente strumentale. Sono passati dalle province all'agenzia regionale 413 dipendenti, 97 dei quali sono a tempo determinato, e immediatamente inizieremo le procedure per la stabilizzazione, quindi in tempi rapidi non saranno più precari nemmeno questi dipendenti. È un passo importante per la Regione Toscana perché a questo punto i servizi per il lavoro e le politiche attive hanno veramente una dimensione regionale, quindi noi avevamo già la responsabilità dei centri per l'impiego come regione, avevamo la competenza sulle politiche attive, ma paradossalmente non avevamo il personale. A questo punto è tutto in mano alla regione, questo ci permetterà di fare delle procedure uniformi sul territorio nazionale, penso alla formazione degli operatori, ai piani di rafforzamento quali quantitativo e quant'altro, ci permetterà quindi in ultima analisi di offrire dei servizi più efficienti sui territori. I compiti dell'agenzia, oltre all'incrocio di domande e offerta, sono la formazione e la riqualificazione, la definizione di profili e la consulenza, un passaggio senza soluzione di continuità che ha visto la Regione dare seguito alle leggi nazionali. C'è da essere soddisfatti se abbiamo effettivamente fatto questa partenza un po' tempo, al 28 di giugno era stato messo in legge. Devo ringraziare tutto il personale della regione, perché insomma ormai anche dopo l'esperienza delle province questa è un'altra e dimostra, insomma, non è vero che sempre il personale della pubblica amministrazione va avanti al suo ritmo. Ancora una volta gli è stato richiesto un impegno straordinario e ce l'abbiamo fatta. Siamo partiti, siamo all'inizio, l'organizzazione è quella di un'agenzia che si preoccupa della cosa più importante, è quello del rapporto con i cittadini, che avverrà attraverso questa agenzia, attraverso una gara più generale che noi abbiamo già fatto per altri servizi. Avrà 430 dipendenti circa, che sono quelli trasferiti dalle province, dei quali 100 sono personale che da tempo lavora in modo precario e che stabilizzeremo invece entro l'anno, perché bisogna trovare una nuova fase di motivazione anche del personale per troppo tempo, diciamo, e c'è un'incertezza sulla fine, come viene detto volgarmente, che fine faranno i centri per l'impiego, è una frase che ho sentito troppe volte nei mesi e negli anni scorsi. Alla Regione rimarrà la programmazione, il monitoraggio e le analisi delle politiche del lavoro. All'ARTI andrà la gestione della rete regionale dei centri per l'impiego e delle misure di politica attiva e dei servizi erogati a cittadini ed imprese nell'ottica dell'efficienza e della gestione di funzioni complesse. È un passo importante per la Regione Toscana perché a questo punto i servizi per il lavoro e le politiche attive hanno veramente una dimensione regionale, quindi noi avevamo già la responsabilità dei centri per l'impiego come regione, avevamo la competenza sulle politiche attive, ma paradossalmente non avevamo il personale. A questo punto è tutto in mano alla regione, questo ci permetterà di fare delle procedure uniformi
sul territorio nazionale, penso alla formazione degli operatori, ai piani di rafforzamento quali quantitativo e quant'altro, ci permetterà quindi in ultima analisi di offrire dei servizi più efficienti sui territori. Voglio solo ricordare che all'anno si rivolgono ai nostri centri per l'impiego toscani, quindi ai 53 punti di erogazione, 300.000 persone e 17.000 imprese. Vengono erogate oltre 1 milione di politiche attive, quindi un'attività importante degli operatori che non mi stancherò mai di ringraziare, perché hanno continuato a tenere aperti questi servizi in una fase di incertezza e finalmente oggi anche loro hanno una prospettiva più sicura, più definita per la loro professionalità, per il loro avvenire lavorativo, ma soprattutto per la loro operatività e quindi per i servizi che potranno mettere in campo. Operativo anche il sito www.arti.toscana.it, dove è possibile trovare tutte le informazioni utili e rintracciare il centro più vicino. La logica che ha visto la nascita di Arti è quella apprezzata dagli utenti, che ha visto la gran parte di essi gradire il servizio erogato dai centri per l'impiego toscani. Noi ci siamo con l'agenzia, ci siamo anche con la volontà di rafforzarli, i centri per l'impiego, e quindi anche l'agenzia stessa, una volta che saremo partiti, avremo individuato laddove ci sono delle criticità. Bisogna organizzarla bene, farla stare a contatto con i cittadini e con le imprese, e non lo facciamo perché lo dobbiamo fare, perché c'è una norma che ci dice di farlo, lo facciamo con forte convinzione, perché in Toscana il lavoro è una priorità. Non a caso abbiamo chiesto al governo nella richiesta di autonomia differenziata ex articolo 116 della Costituzione che istruzione, formazione e lavoro siano materie sulle quali richiediamo una maggiore autonomia. Quindi questo non lo faremmo se non credessimo che sono materie fondamentali e sulle quali ci vogliamo contraddistinguere, insomma, perché i servizi per l'impiego sono decisamente una opportunità di lavoro e di ricerca di lavoro per i lavoratori e per le imprese del territorio toscano. Vediamo, la sfida ora è lanciata, se così possiamo dire, ora tocca a noi e avanti tutta in questa direzione. Una agenzia per il lavoro era prevista nel 2014 in Toscana. Il riordino delle competenze e gli accordi Stato-Regione avevano temporaneamente sospeso l'iter, ma quando ci sono state risorse stabili per la copertura dei costi del personale, il progetto ha potuto rimettersi in moto e il 28 giugno scorso è nato così Arti.